Buongiorno a tutti. Intanto grazie per Bene, vedo che il numero delle persone sta salendo, ancora un minuto di pazienza. Buongiorno di nuovo a tutti. Direi che possiamo partire. Nel frattempo mi presento, grazie mille per la vostra partecipazione. Sono Federico Brioschi, Product Engineer per quanto riguarda i prodotti di visione artificiale e sensoristica avanzata in Omron. E sono la persona che appunto vi guiderà durante questo webinar. Spero che sia di vostro interesse. Giusto qualche informazione tecnica per lo svolgimento del webinar. Allora, vi ricordo che per comodità e per evitare molti rumori, visto che siamo in tanti, abbiamo disattivato l'audio dei microfoni. Tuttavia, vi invito assolutamente a porre delle domande utilizzando la label domande o question nell'interfaccia che avete. A fine presentazione cercherò di rispondere alle vostre domande. Inoltre vi ricordo che questo webinar sarà registrato e a fine webinar vi invieremo una mail di ringraziamento con la presentazione e la registrazione del webinar stesso. Direi di partire.
Mi raccomando, spero di ricevere un po' di domande, un po' di interesse, in modo tale da potervi poi rispondere. Grazie. Bene, cosa vi voglio fare vedere durante questa presentazione? Allora, durante questa presentazione quello che vorrei farvi vedere è il portafoglio prodotti per quanto riguarda la visione artificiale per Omron, però non partendo tanto da quelle che sono le caratteristiche tecniche dei prodotti, di cui ovviamente si parlerà, ma non sarà qui il fulcro del nostro discorso, ma partendo piuttosto a come la piattaforma dei prodotti Omron ben si presta a quelli che sono i cambiamenti di necessità che sta appunto richiedendo le linee produttive e l'industria in generale. Ovviamente, quando noi parliamo di visione artificiale, parliamo di una tecnologia che inizia a essere assolutamente consolidata, una tecnologia che ben sappiamo che ci dà dei vantaggi, quali il fatto di avere un'omogeneità nella valutazione dei beni che andiamo a produrre, in quanto va a sostituire in quelli che sono i controlli visivi quello che prima era un operatore che li andava a effettuare. Ovviamente, essendo un dispositivo prestazionale, non soffre di stanchezza o di diverso modo di valutare un controllo dovuto al cambio turno dell'utente o dell'operatore. Inoltre sappiamo anche che ci dà altri vantaggi, cioè il fatto di poter andare a effettuare delle operazioni che un operatore non sarebbe in grado di fare in termini di complessità del controllo che andiamo ad effettuare, piuttosto che di velocità con cui noi andiamo a poter effettuare un controllo. L'operatore a sua volta va a cambiare come ruolo. Passa da essere un sensore della linea, cioè essenzialmente chi doveva effettuare quel tipo di controllo, a un soggetto sicuramente più di livello, cioè quella persona che deve poi saper far andare la tecnologia e saperla poi regolare e sviluppare. Scusate, c'è un minimo di ritardo nel cambio della slide. Per quanto riguarda ciò che si può fare con la visione artificiale, anche qui non vi dico nulla di nuovo. Ormai è consolidato il fatto che visione artificiale è una tecnologia che ci permette di andare a effettuare qualunque tipo di controllo qualità. Controllo qualità che può essere, come ben sappiamo, di diversa natura, da un controllo puramente sull'oggetto di posizione, tappatura, piuttosto che ricerca di un pattern, a lettura codici e altre tipologie appunto di controllo. Questo sicuramente è qualcosa di consolidato. Così come è consolidato il fatto di vedere nelle nostre linee produttive un sensore, un sistema di visione che si occupa di andare a comandare e ad essere l'occhio di un robot per quanto riguarda il pick and place degli oggetti. Quindi fino a qui non vi parlo sicuramente di nulla di nuovo. Tuttavia, e qui che inizia un po' il cuore, diciamo, della nostra presentazione, sappiamo bene che al giorno d'oggi non basta avere un prodotto che funziona bene, ma deve essere un prodotto che ben si sposa a quelle che sono le richieste e le esigenze delle nostre linee produttive, che sicuramente stanno cambiando. Ho cercato di identificare qualche punto che è importante poter soddisfare per essere un prodotto di qualità che ben si sposa alle richieste moderne. Come stanno cambiando le nostre linee produttive? Allora, sicuramente, e questa è, diciamo, una delle cose più visibili, è sempre richiesta una maggiore flessibilità. È sempre più difficile andare a trovare delle linee dove viene prodotto sempre lo stesso oggetto, ma sempre più spesso ci capita di andare ad affrontare delle linee dove il numero e la tipologia dei beni che vengono prodotti sono molto differenti, sono molto variabili. Sicuramente quindi servono prodotti e servono tecnologie molto flessibili in termini di quello che ci permettono di andare a realizzare. Così come è sempre più presente l'innovazione. Innovazione in che senso? Adesso vi ho fatto vedere i sensori, i sistemi di visione utilizzati per il controllo qualità.
Tuttavia, ci capita spesso di andare a parlare di altre tipologie di funzionamenti o di processi, quali serializzazione e tracciabilità. La lettura dei codici è qualcosa di sempre più presente e sempre più preponderante all'interno delle linee, è sempre più regolato. Di conseguenza, anche i prodotti e le tecnologie utilizzate si devono spingere in questa direzione. Quindi, altro punto molto evidente, le performance. Per essere competitivi, ben sappiamo che dobbiamo produrre di più e meglio, produrre con meno scarti, produrre facendo sì che un oggetto, un bene che noi andiamo a creare, che non è buono, non possa arrivare al cliente finale, quindi il controllo di qualità deve essere assolutamente accurato e deve darci una garanzia al 100%. Così come appunto anche le velocità. Le macchine richiedono spesso e volentieri velocità sempre più spinte, che fino a qualche anno fa erano velocità apparentemente non affrontabili. Tuttavia, è richiesto anche qualcosa che va un po' in contrapposizione rispetto a quello che vi ho detto, cioè il fatto che, soprattutto nel momento in cui si va a parlare di visione artificiale, fa sì che la visione artificiale diventi una tecnologia non più elitaria, cioè soprattutto quando è richiesta un'applicazione semplice, far sì che il cliente finale o comunque l'operatore non necessariamente specializzato nella visione artificiale sia in grado di far funzionare questa tecnologia, che fino a qualche anno fa sembrava essere una tecnologia necessariamente legata solamente a un integratore esterno o a quei clienti che hanno un forte reparto tecnico interno. Di conseguenza avere oggetti sempre più semplici e allo stesso modo anche sempre più integrabili. Ben sappiamo che è sempre più frequente trovare sensori e sistemi di visione sulle nostre linee e spesso viene richiesto di andarli a integrare o in linee dove è già presente altra tecnologia o in linee dove no, inizialmente non era stata prevista questa tecnologia. Quindi i nostri sensori e sistemi di visione devono avere un alto grado di integrabilità sia a livello fisico, cioè avere una dimensione che ci permette di poterlo andare ad integrare all'interno di una linea preesistente che ha già le sue meccaniche, ha già i suoi spazi predefiniti, così come a livello di interfacciamento con le altre tecnologie, inteso a livello di bus di campo, piuttosto che a livello di reti con cui è possibile andare a comunicare in modo semplice. A questo cosa andremo quindi a dire? Ovviamente adesso abbiamo visto come cambiano le linee produttive, questo significa, come già anticipavo all'inizio, che anche la tecnologia, e nello specifico la tecnologia di visione artificiale che andremo a introdurre nella nostra linea, deve evolversi e deve guardare verso questo tipo di cambio. Di conseguenza, come risponde Omron a questo scenario nuovo? A questo scenario dove non basta avere un prodotto prestazionale, ma serve il prodotto giusto per la necessità. Omron va a rispondere con una gamma prodotti per quanto riguarda la visione artificiale assolutamente completa e, cosa più importante, completamente rivista negli ultimi 2 anni. Perché questo? Proprio per il fatto che lo sviluppo di questi prodotti è proprio stato basato su come cambiavano appunto le necessità delle nostre linee. E adesso cercherò di mostrarvi un po' questo portafoglio di prodotti proprio nell'ottica dei vantaggi che danno rispetto ai punti che abbiamo identificato. Di conseguenza, la gamma di prodotti Omron per quanto riguarda la visione artificiale, come vedete, è abbastanza completa. È completa nel senso che va a presentare sia prodotti per richieste applicative semplici, che sono i sensori di visione, sia dei prodotti per richieste invece più spinte. Più spinte che significa nell'ambito visione artificiale due cose, o in termini di performance, cioè di velocità che io devo andare a garantire al mio controllo e alla mia linea, oppure per quanto riguarda quelle che sono le richieste dell'applicazione, cioè la complessità del controllo che io vado a effettuare indipendentemente dalla velocità con cui lo devo effettuare. Di conseguenza, come vedete,
Abbiamo una gamma di sensori di visione assolutamente nuova, che è stata rilasciata un anno fa ed è stata rivista, una gamma di smart camere e poi quelli che sono i sistemi di visione classiche, che ora cercherò mano a mano di illustrarvi. Partiamo da quelli che sono i sensori di visione. Allora, giusto una debita introduzione, solamente un istante che vedo che la vostra visualizzazione non si è ancora aggiornata. Ok, scusate, vedo purtroppo un po' prima io di voi il cambio della visualizzazione. Allora, dicevamo, giusto una debita introduzione. Allora, la gamma di prodotti Omron per quanto riguarda i sensori di visione è stata completamente rivista un anno e mezzo fa, 2 anni fa, grazie all'acquisizione di un'azienda che si chiama Microscan. Mi sembra giusto darvi qualche informazione su Microscan. Microscan è un'azienda americana che è stata fondata nel 1982 e dal 1982 si è sempre occupata di visione artificiale e nello specifico di lettura di codici. È un leader di mercato per quanto riguarda la lettura di codici, con più di 100 brevetti all'attivo e 30 ancora in fase di valutazione. Tanto per darvi un'idea della specializzazione di questa azienda, pensate che all'interno di questa azienda è presente l'azienda che a suo tempo inventò il Data Matrix come codifica, che è l'ID Matrix, che è stata acquisita nel tempo appunto da Microscan. Di conseguenza, a livello di professionalità, ha sicuramente dato Omron un bel passo in avanti per quanto riguarda tutto ciò che è lettura codici e di conseguenza per tutti quei dispositivi, alcuni li vedremo durante questa presentazione, mentre altri sappiate che fanno parte del portafoglio prodotti, che sicuramente ci permettono di essere estremamente competitivi per tutto ciò che è il mondo lettura codice, appunto, piuttosto che serializzazione e tracciabilità. Vedrete che ci saranno anche dei sistemi di grading e verifica dei codici, ma sicuramente se qualcuno ha l'interesse siamo ben disposti a, come dire, approfondire l'argomento. Vi presento adesso quello che è la piattaforma di questi prodotti, partendo da un video che vi lascio in visione. Bene, spero che la visualizzazione sia stata sufficientemente fluida. Qualora non sia stata, tenete conto che appunto nella presentazione che vi invieremo poi troverete il link al video. Allora, se la visualizzazione è stata fluida del video, quello che avrete visto è che sicuramente parliamo innanzitutto di prodotti molto compatti in termini dimensionali. Giusto qualche nota su che cos'è un sensore di visione. In generale, indipendentemente da Omron, un sensore di visione essenzialmente è quel dispositivo di visione artificiale dove un po' la parola che deve vincere è sensore. Quindi se noi pensiamo a un sensore, pensiamo a un fotocello, pensiamo comunque a un dispositivo molto semplice che io devo accendere e che deve fare la sua funzione. Bene, il concetto per quanto riguarda i sensori di visione Omron è esattamente lo stesso, cioè di un prodotto tendenzialmente indipendente dove non è richiesta una specializzazione particolare per poterlo far funzionare. Per quanto riguarda Omron, tendenzialmente noi andiamo a parlare di una grande famiglia di prodotti, dove nello specifico il prodotto che vi voglio mostrare, in quanto è quello con caratteristiche più industriali,
è un prodotto che ha un nome duplice, che è V430 o F430, perché è un doppio nome per un solo prodotto? Perché seppure l'hardware è assolutamente il medesimo, cambiando il software che c'è a bordo, diciamo, del prodotto, cambia completamente il suo funzionamento e le funzionalità che ci offre all'interno appunto, della nostra applicazione. Parliamo infatti di un prodotto che nel momento in cui è V430 è un lettore di codici, quindi diventa un oggetto essenzialmente monofunzione che mi permette di andare a leggere codici a barre e codici 2D, anche DPM, quindi anche punzonati sul metallo, quando invece si chiama, diciamo, F430, invece diventa un machine vision, cioè un prodotto che ci permette di affiancare alla lettura di codice anche tutti quelli che sono i controlli qualità per le applicazioni semplici. Quali sono un po' le caratteristiche di questi oggetti? Allora, quando parliamo di un sensore di visione, generalmente parliamo di un oggetto appunto o monofunzione o comunque con un numero di controlli che io posso effettuare limitato. Limitato che non deve essere visto come una cosa negativa, ma proprio per il fatto di essere un prodotto che diventa assolutamente gestibile e molto semplice da utilizzare. Altre caratteristiche sono il fatto che è un prodotto all in one, quindi nel corpo che vedete qui, disegnato, trovate tutto ciò che serve per poter lavorare. Vuol dire che contiene la sua telecamera con le sue risoluzioni, le sue caratteristiche, l'illuminazione, le ottiche, la CPU e dopodiché mi dà le mie uscite. Quindi collegherò i miei cavi e avrò i miei segnali. Pensate che parliamo di una gamma composta da molti prodotti, dove il più grande ha le dimensioni che vedete qui in figura. Quindi 44,5 x 52 x 25. E qui diciamo che torna poi il concetto che si voleva portare all'inizio, che è quello dell'integrabilità. Un oggetto di questo tipo è assolutamente molto semplice da andare a integrare anche su una macchina preesistente, dove la visione artificiale non era già prevista, in quanto dimensionalmente non va a creare problematiche per quanto riguarda la meccanica. Altre caratteristiche assolutamente importanti, il fatto, come già vi dicevo, che non richiede conoscenza specialistica di visione artificiale. E adesso cercherò di spiegarvi in che senso. Prima una nota. Ovviamente io adesso vi parlo di semplicità, vi parlo di un oggetto compatto, quindi molto piccolo. Un pensiero che si potrebbe fare è quello di dire, ok, allora stiamo parlando di un prodotto probabilmente anche che ha delle limitazioni tecniche importanti, che va bene solo per situazioni molto ben definite, molto semplici. In realtà attenzione perché parliamo di un prodotto che, nonostante le apparenze, nonostante le dimensioni, ha delle caratteristiche estremamente importanti e una tecnologia moderna a bordo. Parliamo di risoluzioni che vanno fino a 5 megapixel, che non è assolutamente una cosa standard per un sensore di visione. Parliamo di un prodotto molto veloce ad acquisire. Ovviamente qui in questo caso stiamo parlando solo della capacità del sensore di acquisire immagini, ma è un prodotto che nella sua risoluzione VGA, che è la 0,3 megapixel, che è un po' la risoluzione standard per quanto riguarda i sensori di visione, ci permette di avere acquisizioni fino a 60 frame per secondo, quindi fino a 60 immagini in un secondo. Così come ha a bordo tecnologie che ci possono tornare estremamente comodi per quanto riguarda le applicazioni variabili, quali le ottiche liquide con l'autofocus, di cui vi dirò qualche informazione in più tra qualche minuto, quando parleremo della smart camera. Così come un range che non è limitato in termini di distanza, ma va, pensate, da 50 mm a 1,2 m. In conseguenza, tendenzialmente può andare a coprire tutte le applicazioni medie in termini di visione artificiale, ovviamente tenendo conto poi delle risoluzioni a nostra disposizione. Così come, infine, un grado di protezione IP67. Per quanto riguarda invece la semplicità d'uso, qui sicuramente è poi la caratteristica che ci lascia sicuramente più affascinati. In che senso? Come vi dicevo, esiste una doppia configurazione. Una configurazione V430, che è il lettore di codici, e poi una configurazione Machine Vision, che è l'F430, che vi farò vedere tra poco. Nel V430, che è uno strumento, un sensore di visione monofunzione, che ha uno scopo di leggere codici, pensate come è diventata accessibile la visione artificiale. Funziona con un funzionamento che è appunto quello out of the box, che essenzialmente si può riassumere in tre parole. Alimento, posiziono, fine. Nel senso che
accendo il prodotto, metto l'oggetto con il codice che devo andare a decodificare, entro ovviamente la distanza di lavoro del prodotto, a una distanza qualunque, e accendo il prodotto. E una volta che accendo il prodotto in automatico riconosce nello spazio che ha 500 mm, per fare un esempio, è presente una scatola con un codice che può essere letto, riconosce la tipologia di quel codice e già mi fornisce il codice d'uscita, senza che io ho fatto alcun interfacciamento con il software. Di conseguenza diventa un prodotto completamente autonomo, dove non è necessario essere forti conoscitori di visione artificiale. A dimostrazione di questo, non ha un software, o meglio, non c'è nessun software da installare, ma è possibile andare a richiamare una pagina web, chiamata web link, semplicemente andando a inserire in un browser l'indirizzo IP del mio prodotto. Andando ad aprire questa interfaccia, ho la possibilità di andare a visualizzare ciò che vede il mio sensore di visione ed eventualmente andare a modificare dei parametri fini. Un esempio può essere, ok, leggo il codice, ma lo voglio fornire in una rete diversa rispetto a quello che è il mio default, o in un bus di campo differente. Faccio questo tuning infine direttamente dal software, ma il funzionamento base è assolutamente autonomo. A livello poi di lettura di codici, tenete conto che questo oggetto ha a bordo appunto gli algoritmi che nascono dai tanti anni di specializzazione di Microscan, quindi ha degli algoritmi definiti X-Mode che essenzialmente sono tra i più performanti sul mercato in termini di lettura codici, così come diventa un prodotto che ben si integra in ambienti dove è richiesta una serializzazione dei miei prodotti, dove una delle caratteristiche è quella di andare ad analizzare il grado di qualità del codice che vado a produrre. In questo caso, questo strumento è in grado, oltre che di leggere e decodificarmi il codice, anche di andarmi a dare un'indicazione di un eventuale degrado della mia qualità di stampa del codice che appunto è stato stampato, andandomi a fornire appunto il grado. Ovviamente in questo caso serve come indicazioni per capire l'andamento, diciamo, della qualità appunto della stampa. Per quanto riguarda invece l'F430, cioè il prodotto che affianca la lettura di codici anche il controllo qualità, in questo caso rimane un po' lo stesso concetto. Cioè è presente un software, quindi non posso gestire tutto tramite l'interfaccia web, ma effettivamente ho un software da dover andare ad installare, ma rimane assolutamente il concetto della estrema semplicità. Seppure lo strumento è in grado di potermi offrire un controllo qualità assolutamente affidabile per fare applicazioni di diversa natura, pensiamo alle misure, pensiamo al controllo tappatura o pensiamo al controllo qualità in generale, oltre che la lettura dei codici, ho a disposizione una sola schermata. Quindi la schermata che vedete sulla sinistra della slide è l'unica schermata che dovrete andare a configurare per andare a creare un programma. Basta trascinare i tool all'interno del flusso sulla sinistra. In automatico mi viene già visualizzato se ho impostato correttamente o non correttamente, scusate, il mio tool, ed è tutto qui. Quindi rimane assolutamente il concetto di semplicità, poter fare applicazioni semplici utilizzando degli strumenti semplici, ok? Tenendo conto che comunque stiamo parlando di prodotti che hanno assolutamente delle caratteristiche e modernità nella tecnologia a bordo assolutamente all'avanguardia. Passiamo quindi alla seconda categoria di prodotti, cioè le smart camere. Per quanto riguarda le smart camere, parliamo di un prodotto, per quanto riguarda Omron, che si chiama FHV7. FHV7 è l'ultimo arrivato nel portafoglio prodotti Omron ed è sicuramente un prodotto di cui siamo molto orgogliosi, perché ha delle caratteristiche che sicuramente permettono di andare a coprire moltissime applicazioni dove è richiesta velocità ed è richiesto un controllo qualità molto accurato. Giusto per parlare di qualche caratteristica, in questo caso, a differenza del sensore di visione, parliamo non di un prodotto monofunzione, ma sicuramente multifunzione, che ha a bordo moltissimi algoritmi, quindi ha a bordo moltissimi controlli qualità che io posso andare a utilizzare, oltre che ovviamente lettura codici. Comunque tutto integrato, quindi nel corpo che vedete, che sicuramente è più grande di un sensore di visione, ma è tutto integrato nel corpo che appunto vedete. E poi ha un software sicuramente più complesso rispetto al sensore di visione, ma assolutamente accessibile. Perché l'immagine
dell'uomo un po' in equilibrio, perché la smart camera FHV7 è proprio il giusto equilibrio tra quello che è la compattezza richiesta da un sensore di visione piuttosto che la flessibilità che ci offre il sistema di visione. Perché? Perché nonostante noi vediamo un prodotto completamente integrato, la configurazione sia hardware che software è assolutamente molto flessibile. Anche qui in questo caso vi lascio alla visione di un video prima di riprendere. Bene, spero appunto che sia stato visibile bene anche questo video. Prima di riprendere, intanto ricordo soprattutto a chi si è collegato poi successivamente che siamo assolutamente a disposizione se volete scrivere delle domande tramite la voce domande dell'interfaccia che avete davanti. Poi a fine presentazione cercherò di rispondere appunto alle vostre domande. Ci occuperemo di un Da parte, diciamo, minimo di tempo per poter rispondere alle domande, quindi assolutamente vi invito a fare qualche domanda. Nel frattempo partiamo appunto con la smart camera. Allora, come avete visto, diciamo, durante il video, avete visto questo prodotto in diverse situazioni. Innanzitutto, quello che è stato visto sicuramente è che si tratta di un prodotto componibile, quindi che sicuramente si presenta in modo molto compatto, ma dove le caratteristiche del mio prodotto sono scelte ed è essenzialmente configurato. Quindi è vero che è compatto, ma assolutamente la configurazione hardware è flessibile. Giusto per darvi qualche caratteristica tecnica sul prodotto, prima di farvi un po' vedere le caratteristiche più importanti e più innovative del prodotto, partiamo con qualche informazione. In questo caso le risoluzioni arrivano fino a 12 megapixel, che assolutamente è qualcosa assolutamente all'avanguardia per la tipologia del prodotto. Per quanto riguarda le velocità che ci permettono di andare a effettuare le smart camere, parliamo di velocità che sono comparabili con quelle di un sistema di visione, soprattutto un sistema di visione standard. Altre caratteristiche importanti è il fatto di essere completamente flessibile per quanto riguarda le ottiche e la tecnologia delle ottiche che noi andiamo ad applicare al sistema. Infatti è possibile andare a collegare ottiche a passo C, quindi le classiche ottiche dove è necessaria una regolazione manuale di diaframma e messa a fuoco,
piuttosto che ottiche con autofocus motorizzate o a lenti liquide, di cui vi parlerò tra poco. Per quanto riguarda gli illuminatori, anche in questo caso è possibile una flessibilità totale, nel senso che voi vedete nell'immagine precomposta che la smart camera ha un illuminatore integrato. È vero, in realtà è più corretto dire integrabile, perché se è necessario si va ad installare l'illuminatore appunto direttamente sul corpo camera, altrimenti la smart camera è assolutamente in grado di comandare direttamente illuminatori esterni. Per quanto riguarda le comunicazioni, ha a disposizione tutti i basti campo più comuni per quanto riguarda le comunicazioni, così come la possibilità di andare a comunicare dati e ricevere comandi tramite EtherCAT, ed è un prodotto assolutamente già integrato in quello che è la piattaforma SysMac e programmabile tramite SysMac Studio per chi già utilizza questo tipo di software. Anche in questo caso è garantita un grado di protezione IP67, che tenete conto che è un grado di protezione di assoluto valore, soprattutto nel momento in cui pensiamo ai sistemi di visione, dove per poter garantire la velocità e i tempi di elaborazione, il grado di protezione diventa molto basso, perché l'interfaccia che si va a utilizzare è un'interfaccia che deve puntare più sulla velocità che sulla protezione. Infine, per chi ha già utilizzato i sistemi di visione Omron della famiglia FH, il software e l'interfaccia sono assolutamente gli stessi, quindi ho una telecamera che ha a disposizione esattamente gli stessi identici tool di un sistema di visione, okay? Con qualche nota e qualche leggera variabile. Guardiamo un paio di caratteristiche sicuramente importanti nello scenario moderno. La prima caratteristica è quella di poter utilizzare un illuminatore integrato a RGB completo. Cosa significa? Significa che io ho la possibilità di andare a installare sulla mia smart camera un illuminatore che non è a luce bianca, a luce rossa o a singola lunghezza d'onda, che sono un po' le soluzioni più standard che troviamo sulle nostre linee, cioè delle soluzioni che io vado a scegliere esattamente per le caratteristiche della mia linea, ma a un illuminatore con un RGB completo più l'infrarosso, cioè la possibilità anche all'interno dello stesso flusso di lavoro di andare a cambiare la tipologia di luce e la quantità di luce che vado a dare sul mio oggetto. Questa caratteristica diventa assolutamente determinante in quelle applicazioni dove la produzione è flessibile, dove l'oggetto che passa anche nella stessa linea, qui vedete l'esempio delle caramelle con la scatola di colori differenti, quando l'oggetto che passa cambia di caratteristiche. Ricordiamo sempre che illuminare con un colore diverso il mio oggetto, il mio bene che sto andando a produrre, significa raccogliere informazioni differenti da quell'oggetto, avere un'immagine che mi dà informazioni diverse, e questo spesso è assolutamente determinante per poter fare o non fare un'applicazione. Inoltre, se vogliamo vedere su un altro punto di vista questa tipologia di questa tecnologia, appunto, installare una situazione dove io ho la possibilità di andare a cambiare le condizioni con cui vado a illuminare il mio oggetto diventa molto importante anche in ottica futura, nell'ottica di una linea che al momento sta producendo un determinato oggetto, ma in futuro potrà produrre qualcosa di differente. Già ci va a tutelare sul dover poi cambiare il sistema di visione che è montato, o la smart camera in questo specifico, perché non può più, come dire, soddisfare le nuove richieste della mia applicazione. Quindi utilizzare un prodotto che già in ottica futura ci permette di avere un certo margine di sicurezza nel poter comunque dare un seguito alla mia applicazione senza dover sostituire il mio prodotto. Una seconda caratteristica assolutamente all'avanguardia, che è disponibile anche su sensori di visione, è la funzionalità autofocus, o nello specifico, vista al top, diciamo, di questa tecnologia, le ottiche liquide con funzionalità autofocus. Cos'è l'autofocus? Autofocus è la possibilità da parte del sensore di mettere a fuoco un'immagine ad altezze differenti. Soprattutto chi ha avuto modo di già di utilizzare sistemi di visione e telecamere con le ottiche a passo C, ben sa che
Se io ho la necessità di andare a vedere due oggetti che passano a distanze differenti, devo andare ad aggiungere all'interno della mia linea una movimentazione della mia telecamera, perché la mia telecamera deve essere esattamente sempre alla stessa distanza rispetto al mio oggetto, tranne che io vado a movimentare l'anello di messa a fuoco, che sicuramente è un'operazione che in linea non è fattibile perché porta molti rischi. Avere un'ottica con autofocus, cioè la possibilità di andare a comandare direttamente da software che la telecamera deve mettere a fuoco una determinata distanza, è assolutamente determinante per la facilità di installazione e per poter utilizzare all'interno della mia linea una smart camera o in generale la visione artificiale oppure no. Non dover installare una complessa movimentazione, quindi molta meccanica per poter andare a muovere in modo molto preciso la mia telecamera è assolutamente determinante, diventa molto importante perché ci permette di avere un risparmio anche a livello economico nel montaggio del sistema molto molto importante. In più vi dicevo, al suo più alto livello con ottica liquida. Cosa vuol dire ottica liquida? Vuol dire che essenzialmente per quanto riguarda autofocus esistono due tipologie di appunto, di tecnologia a disposizione. Un autofocus motorizzato, dove è presente all'interno di un'ottica un motorino che essenzialmente si muove per mettere a fuoco a una nuova distanza, quindi l'ottica essenzialmente viene comandata da un motore, che sicuramente è una tecnologia valida, però attenzione che è una tecnologia che quando è necessario muovere molto e mettere a fuoco molte distanze differenti, perché magari devo gestire molti formati differenti, è una tecnologia che ha una vita molto molto breve, perché ovviamente essendoci uno spostamento meccanico del mio motore, il mio motore a lungo termine si va essenzialmente a esaurire, si va a guastare. Le ottiche liquide riescono a fare lo stesso lavoro, quindi andare comunque a mettere a fuoco distanze differenti, senza muovere assolutamente nulla. Un'ottica liquida, spiegata in modo molto semplice, essenzialmente è la regolazione di un gel a cui viene data una tensione differente. Cambiando la tensione a questo gel, cambia la profondità a cui la mia immagine rimane a fuoco. Quindi ho un'ottica con una vita pressoché infinita. Tenendo poi conto che non ho grosse limitazioni neanche per quanto riguarda il campo di visione. Questa smart camera ci permette di lavorare da pochi centimetri, in termini di distanza dell'oggetto, a metri di distanza. Ovviamente sempre tenendo conto, nel caso dei metri, che io ho comunque un certo valore di risoluzione e di conseguenza la mia immagine molto grande dovrà poi essere, come dire, legata anche alla disposizione che avrò, scusate, alla risoluzione che avrò a disposizione a quella distanza. Andiamo infine sull'ultima categoria di prodotti, che sono i sensori di visione. Bene, qui c'è da fare un piccolo ragionamento, nel senso che abbiamo visto che sensori di visione e smart camere iniziano a diventare dei prodotti non proprio introduttivi, ma già dei prodotti che essenzialmente ci permettono di andare a coprire la maggior parte delle applicazioni. Tenete conto che prendiamo sempre ad esempio il tempo di acquisizione di sensori e delle smart camere, il sensore di visione permette di arrivare fino a 60 frame per secondo di acquisizione, la telecamera con la stessa risoluzione permette di arrivare a 552 frame per secondo con lo 0,3. Di conseguenza, ben vedete che sono dei prodotti che già ci permettono di fare applicazioni anche molto veloci. Di conseguenza, il sistema di visione, che è sempre stato un po' il prodotto classico della visione artificiale, che scopo ha nel nostro panorama moderno? Il nostro scopo sicuramente è quello di andare a lavorare sulle performance, cioè è quell'oggetto che ci permette di abbattere quei limiti in termini di velocità e di complessità del lavoro che devo andare a fare. Quindi ci permette di avere a disposizione ancora più potenza di calcolo, che vuol dire, scusate, velocità nell'eseguire il mio ciclo e capacità di memorizzazione maggiore rispetto a quella che mi dà una smart camera, piuttosto che ancora più flessibilità per quanto riguarda l'hardware, dopo vi farò vedere il portafoglio di telecamere, che software, ad esempio, per poter gestire in multilinea. Giusto per chi non sa cos'è la gestione multilinea è la possibilità
di un sistema di visione dove la mia CPU è un dispositivo esterno, di andare a gestire in modo completamente indipendente fino a 8 telecamere. Vuol dire avere la possibilità, tramite una sola CPU, di andare a gestire linee differenti, anche che fanno lavori completamente differenti una dall'altra, direttamente tramite un solo hardware. Quindi è possibile andare a creare all'interno di un sistema di visione fino a 8 sistemi di visione completamente virtuali, dove ogni telecamera sarà assolutamente indipendente. Ok? Infine ci dà ancora di più una flessibilità in termini di quantità e possibilità di quello che posso fare per quanto riguarda gli algoritmi, cioè i controlli che posso andare ad effettuare, seppure la base assolutamente poi è la stessa della smart camera. Come risposta, appunto, Omron ha la richiesta di ulteriore velocità, cioè di linee che richiedono tempi di ciclo sempre più veloci. Omron ha, anche in questo caso, ha rivisto la sua famiglia di sistemi di visione che si chiama FH, aggiungendo una ulteriore sottofamiglia che si chiama Super FH. La famiglia Super FH essenzialmente è quella famiglia che si occupa di dare ancora più potenza e ancora più possibilità di gestire cicli ad altissima velocità. Tenete conto che, seppure è sempre complicato fare un confronto in termini di velocità tra due prodotti, a parità di operazione, queste nuove CPU sono fino al 40% più veloci rispetto alle CPU standard. Così come sono state aggiunte anche interfacce che poi permettono di garantire questa velocità. Quindi le porte USB sono diventate tutte 3.0 e anche lo spazio di memorizzazione a disposizione, sia per quanto riguarda il programma, sia per quanto riguarda lo spazio utile per il logging di immagini piuttosto che programmi, è stato decisamente ampliato. Ovviamente, nel momento in cui noi andiamo a parlare di essere più veloci, su un sistema di visione non basta lavorare solo sulla CPU, ma bisogna lavorare a 360 gradi su tutto ciò che va a comporre la mia configurazione di sistema di visione. Di conseguenza, anche le telecamere sono state assolutamente riviste. Innanzitutto, è stato superato il limite del 12 megapixel, andando a portare all'interno della gamma dei nostri prodotti anche telecamere a 21 megapixel. Così come sono state anche riviste tutte le telecamere con risoluzioni più basse, andando a rendere ancora più veloce l'acquisizione. Vi faccio un esempio, che è lo stesso che vedete qui, la telecamera VGA, numero che era 0,3 megapixel, che abbiamo preso da esempio in tutto questo percorso. Il tempo di acquisizione si è abbassato da 3,3 millisecondi a 1,8 millisecondi. Ora qualcuno potrebbe pensare, sì, si è abbassato di 1,5 millisecondi. Voi pensate che molte applicazioni devono avere un tempo di ciclo, quindi acquisizione dell'immagine, processare l'immagine, gestire il flusso e dare delle uscite, che deve durare 5 millisecondi. Quindi risparmiare 1,5 millisecondi vuol dire avere una molto più tempo a disposizione poi per elaborare ed effettuare dei controlli sulla mia immagine. Ovviamente, dove ci può servire una telecamera ad alta risoluzione, faccio l'esempio della 21 megapixel, ci può servire o per andare ad inquadrare delle aree molto grandi. Nell'esempio vedete un'area inquadrata di 2,5 metri per 2, dove è possibile leggere dei codici che vi ho un po' ingrandito per rendere un po' visibile, quindi avere molte informazioni a disposizione anche su aree molto grandi, piuttosto che fare un lavoro differente, cioè andare a utilizzare una telecamera ad altissima risoluzione nel momento in cui io invece devo andare a vedere dei componenti molto piccoli e magari devo effettuare molti controlli ad alta risoluzione su un'area comunque molto, molto piccola. Di conseguenza, abbiamo un po' visto che il sistema di visione è quel dispositivo che ora si sta sempre più spingendo verso le applicazioni o complesse in termini di gestione, pensiamo al multilinea, oppure ad applicazioni dove la velocità diventa assolutamente determinante. Come vi dicevo, non basta l'hardware, bisogna poi lavorare a 360 gradi. Per garantire velocità bisogna garantirla sia sulla fase di acquisizione e di gestione, ma anche poi sulla parte software. Di conseguenza, anche tutta la parte software, tutti gli algoritmi principali sono stati rivisti per funzionare in modo molto più efficiente e in modo molto più veloce.
arrivando a tutti gli effetti ad avere un prodotto assolutamente top di gamma per quanto riguarda la velocità e la flessibilità di quello che siamo in grado di effettuare. Infine, vi mostro. Vi mostro un breve video, scusate, ho abbassato il volume, dove vi ricordo che poi Omron ha poi un grande vantaggio, che è quello di sì, occuparsi di visione artificiale, ma anche mettere a disposizione delle applicazioni del mercato molte tecnologie. Gli sviluppi futuri sicuramente ci possono portare ad arrivare a quello che vedete qui, cioè la possibilità di andare a rendere sempre più integrate le tecnologie, dove la visione artificiale si va a prestare alla robotica mobile e collaborativa. Questo è un piccolo esempio, ma voleva essere un po' provocatorio, diciamo così, che sicuramente qualcuno di voi ha già avuto modo di vedere alla Fiera SPS dello scorso anno, dove essenzialmente è stata creata una demo dove tutto collabora assieme. Quindi la visione artificiale diventa essenzialmente l'occhio di un collaborativo per fare dei controlli molto, molto risoluti, molto, molto importanti. Vado infine a chiudere la mia presentazione, lasciando poi spazio alle vostre domande, anche facendovi vedere un po' dove vogliamo adesso andare a svilupparci. Ovviamente, come vi dicevo, le esigenze stanno cambiando, sicuramente non ci si può accontentare di un portafoglio di prodotti sicuramente all'avanguardia, ma bisogna continuare a svilupparsi e continuare a fare questo percorso a braccetto con le richieste dell'industria. Sicuramente adesso non ho molti dettagli da potervi dare, ma vi anticipo che novità vedrete da parte di Omron. Sicuramente andremo a introdurre all'interno dei sistemi di visione algoritmi con intelligenza artificiale integrata, quindi basati sul deep learning. E sicuramente troverete novità per quanto riguarda la visione 3D, che qualcuno potrebbe dire è già presente da qualche anno in ambito visione artificiale, questo è sicuramente vero. Ma è anche vero che inizia solo ora ad essere una tecnologia matura e adatta per applicazioni standard. Ok? Questo è un po' lo sguardo verso il futuro che volevo condividere con voi. Lascio adesso spazio alle vostre domande, a cui cerco di rispondere. Un attimo solo. Allora, inizio a rispondere, diciamo, nell'ordine in cui sono arrivate le domande. Inizio a rispondere a Roberto Savini, che mi chiede la decodifica OCR. Allora, non so a quale prodotto è riferito, cerco di rispondere un po' in generale. Allora, OCR, cioè la possibilità di andare a leggere codici alfanumerici composti da numeri e lettere, quindi date di scadenza, numeri di lotto, ad esempio. È possibile assolutamente leggere con tutti i dispositivi. Attenzione soltanto ai sensori di visione. Quindi quando vi mostravo il V430, che è quel dispositivo che ho definito come lettore di codici, per un lettore di codici, i codici sono i codici barcode e i codici 2D. Di conseguenza è possibile decodificare l'OCR sull'F430, quindi il modello che ci permette di fare anche dei controlli di qualità. Quindi alfanumerici assolutamente garantito su sensore di visione F430, ma chiaramente anche smart camere e sistemi di visione. Allora, seconda domanda che mi è stata fatta da Roberto Carpi. Per i sensori F430, V430 sono disponibili i bus di campo, tra cui i Profinet? Assolutamente sì. Con questo tipo di dispositivi è possibile andare a comunicare in tutti i protocolli di Ethernet, quindi Ethernet TCP nello specifico, piuttosto che Profinet ed Ethernet IP, oltre che chiaramente le uscite digitali di cui siamo abituati. Domanda di Luca Celli: può essere utilizzato per controllare le vibrazioni di una struttura? Qui le chiedo se mi può precisare un po' meglio la domanda, magari riscrivendomela sotto, in modo tale che cerco poi di poter rispondere nel modo più corretto.
Ok, Stefano Giaccaglia ci chiedeva se è possibile rivedere il video registrato della presentazione. Sì, ok, ce l'ha già stata risposta questa domanda dal mio collega, scusate. Massimo Mancini chiede: dovendo privilegiare la precisione di misurazione, non la velocità di acquisizione delle immagini, è previsto l'utilizzo di queste camere per operazione di misure meccaniche spinte? Sì, assolutamente, si può fare, nel senso che soprattutto per quanto riguarda la possibilità anche di andare a utilizzare una telecamera ad alta risoluzione, quindi dove a me interessa avere più informazioni per essere molto preciso e fare delle misure meccaniche precise. E magari non ho la necessità di utilizzare il sistema di visione più performante di tutti, c'è da dire che per quanto riguarda la gamma dei sistemi di visione FH, anche sulla parte CPU è molto scalabile, quindi c'è la possibilità di andare a utilizzare un sistema di visione, quindi una CPU non estremamente performante in termini di velocità, nel senso che ha delle velocità sicuramente molto veloci, comparabili a quelle di una smart camera, ma utilizzando comunque delle telecamere ad altissima risoluzione, la risposta è assolutamente sì. Non è necessario utilizzare il sistema più performante per poter utilizzare questa tipologia di telecamere. Andrea Santini ci chiede: il gel non si opacizza o secca nel tempo? Penso che sia riferito alle ottiche con autofocus. No, assolutamente. È stato fatto in modo tale che non può creare alcun tipo di imprecisione nella qualità dell'immagine. Semplicemente è un po' quel dispositivo che va a sostituire il motore dell'autofocus, ma assolutamente non si preoccupi per quanto riguarda la qualità dell'immagine. Non ci è mai capitato negli anni problematiche di questo tipo. Ok, alla domanda invece del professor Raffaele Tozzi, in questo caso credo che sia meglio che le do una risposta magari via mail, andando a fare bene un'analisi, diciamo, delle caratteristiche anche dell'altra smart camera che mi pone in confronto. Ok, Federico Fedeli ci chiede se è possibile utilizzare telecamere lineari. Allora, al momento no, non è possibile. Per quanto riguarda i sistemi di visione, tuttavia, da quei prodotti Omron esiste una famiglia di telecamere che sono delle telecamere che non hanno software, ma che quindi si vanno a integrare all'interno di software realizzati da voi o dall'integratore che gestisce. Assolutamente, dove c'è disponibile anche le telecamere lineari. Quindi le telecamere lineari sono disponibili come sistemi standalone essenzialmente. Ok, Carlo Bianconi ci chiede: i protocolli più utilizzati nella visione artificiale? Protocolli più utilizzati nella visione artificiale, sicuramente parliamo di vari protocolli Ethernet intesi come No Protocol, quindi Ethernet UDP TCP, ma sicuramente ormai si tende a lavorare sui vasti campo, quindi si lavora molto in Ethernet IP e Profinet. Quando invece è necessario andare a lavorare in real time, dove la velocità anche per quanto riguarda la comunicazione è molto molto importante, ho a disposizione sia di smart camera che di sistemi di visione c'è l'EtherCAT, che è assolutamente un protocollo real time che ci permette di andare ancora più veloce. Giovanni Raffaele ci chiede la differenza di prezzo tra sensori di visione e smart camere. Ok, anche in questo caso credo che diciamo che è un po' difficile rispondere perché è possibile fare molte configurazioni tra sensore di visione e smart camera, nel senso che il sensore di visione può essere molto basilare o anche comunque un prodotto già più complesso, così come la smart camera ha diverse scalabilità. C'è sicuramente una differenza, non è una differenza così netta in realtà, nel senso che la smart camera è un prodotto comunque già molto approcciabile a livello anche di costo, ma anche in questo caso eventualmente vi diamo poi tutti i vari riferimenti. Allora, vado sulle ultime domande.
Allora, Corrado Galletti ci chiede nel guida robot 3D quali sono le distanze gestibili. Allora, per quanto riguarda il 3D, al momento non vi posso dare molte informazioni, in quanto comunque è una tecnologia che sarà rilasciata presto, ma di cui non abbiamo ancora, diciamo, le specifiche definitive, quindi non vorrei, come dire, darle poi delle informazioni che non sono poi attendibili nel momento in cui esce il prodotto. Di conseguenza preferisco non rispondere. Quello che le posso dire sicuramente per quanto riguarda in generale la calibrazione, che già nella tecnologia 2D sono presenti diversi tool di calibrazione, diversi modi di calibrare la mia immagine in modo differenti, anche molto molto approfonditi. Anche in questo caso, eventualmente sentiamoci, le do dettagli poi più specifici. Ok, Riccardo Fantin ci chiede riguardo all'utilizzo dell'AI per la visione artificiale, se non può introdurre un errore rispetto a un controllo predefinito basato, diciamo, su un pattern. Allora, l'IA è un qualcosa di complesso, nel senso che il deep learning sicuramente si basa su un set di immagini, quindi un set di modelli preregistrati molto ampio. Più è ampio questo set di modelli, più è basso l'errore che si va a introdurre. Quello che le posso dire è che dai test che abbiamo effettuato e dal prototipo, diciamo, che ho avuto modo di vedere, i risultati ci portano a dire che assolutamente può essere un valore aggiunto lì, proprio in termini di potenziali errori. Talvolta l'IA riesce a vedere dei dettagli che assolutamente con un controllo standard e assolutamente consolidato non è possibile vedere. Anche in questo caso le chiedo un attimo di pazienza, nel senso che purtroppo, non essendo ancora qualcosa di definitivo, non ho dei dettagli certi da potervi dire, ma il discorso estremamente rimane un po' questo. Controlli di temperatura, Roberto Carpi. Allora, no, direi di no, nel senso che di solito per fare i controlli di temperatura, soprattutto se viene richiesto molto accurati, si utilizzano le termocamere, che però sono delle telecamere non disponibili sui nostri sistemi di visione, perché hanno una gestione un po' differente rispetto alle camere standard. Se sono dei controlli invece visibili a occhio nudo in termini di colore, allora a questo punto sì, si può fare, però generalmente non qualcosa si fa con le termocamere. Vado sulle ultime tre domande. Esistono degli strumenti di calibrazione e compensazione ottiche? Assolutamente sì, sia su smart camere che su sensori e sistemi di visione. Esistono dei tool molto molto approfonditi per andare a calibrare e a compensare eventuali problematiche sulle ottiche, perché sappiamo bene che le ottiche introducono errori di distorsione nelle immagini, essendo asferiche, però assolutamente ci sono a disposizione dei sistemi di visione tutti i tool necessari per poter risolvere questa tipologia di problemi. Ok, direi magari ancora un paio di domande, poi cerco eventualmente di rispondere agli altri a cui non ho avuto modo di rispondere adesso per una questione di tempo, magari direttamente via mail. Allora, qualcuno chiede relativamente ai tempi di handshake della Profinet. Ok, questo è qualcosa che eventualmente approfondiamo, dipende molto anche diciamo, dai pacchetti che andiamo a fornire in uscita. Possibilità di collegare nei piani futuri più di 8 telecamere, ma al momento non è qualcosa che so, non conosco piani in questa direzione. Sinceramente, quindi penso che per il momento il limite rimarrà alle 8 telecamere. Se nei sensori di visione c'è la possibilità di andare a mandare i dati, o meglio, mandare, diciamo, immagino le stringhe addirittura direttamente da un PLC, assolutamente sì. Tutti i dati che io ho bisogno di comandare su sistemi di visione, sensori e smart camere sono assolutamente comandabili da PLC. Possibilità di sui sistemi di visione, sulle smart camere, di
avere algoritmi che per quanto riguarda il pattern matching, cioè il rilevamento nelle aree, ci permettono di andare a gestire l'overlapping, cioè due prodotti che essenzialmente si sono troppo vicini o sono sovrapposti. Assolutamente sì, sono già disponibili nei controlli possibilità di gestire overlapping. E vado sull'ultima domanda. Nelle smart camere se possono essere utilizzati controlli differenti richiamabili dal sistema bus? Sì, assolutamente, assolutamente sì, assolutamente. Allora, io direi che è un po' esaurito, diciamo, il tempo a nostra disposizione. Vi ringrazio molto per la partecipazione. Qualunque domanda, qualunque approfondimento resto a vostra disposizione. Grazie mille, mille ancora e ci vediamo al prossimo webinar. Grazie a tutti.